La capolista Sansepolcro impatta 1-1 al Checcarini di Marciano contro la Nestor al termine di una gara in cui è successo davvero di tutto. Al tredicesimo il Sansepolcro va subito vicinissimo al gol. Valori, controllo a seguire in area e tiro in una frazione di secondo, pallotta è battuto ma la palla colpisce il palo interno. Il vantaggio dei Biturgenzi è rimandato di soli 120 secondi. Protagonista ancora Valori, stavolta in versione assist man. Il controllo del numero 10 con il tacco è da applausi, così come il passaggio al centro dell'area che trova Mariotti. Sinistro sul secondo palo e pallotta stavolta nulla può. Nestor 0, Sansepolcro 1 per l'esultanza dei tanti tifosi bianconeri giunti in massa a Marciano. Minuto 43, tiro cross di Regnicoli, Mariangeli manda in corner con un colpo di reni, ma sull'angolo seguente di Sisani ancora Regnicoli si fa trovare pronto sul secondo palo per la rete dell'1-1. Per il capitano della Nestor è l'ottavo centro in campionato. Al secondo minuto di recupero i padroni di casa sfiorano addirittura il sorpasso. Calcio di punizione di Sisani, batti e ribatti in area di rigore, Mechetti ha sul sinistro la palla buona, ma manda incredibilmente alto da pochi passi. La Nestor entra in campo decisamente più in palla nella seconda frazione, al 19° episodio da Moviola, o se preferite da VAR. Punizione di Ferreira dalla tre quarti, colpo di testa di Faraghini, Mariangeli, complice anche la palla viscida, non trattiene e la Nestor chiama il gol a gran voce. Ma né il direttore di gara né il guardaline convalidano la rete, ritenendo che la sfera non abbia varcato appieno la linea di porta tra le proteste dei marcianesi. La pioggia torna a fare la sua comparsa, tanto che al 23° l'arbitro è costretto a interrompere il gioco a causa dell'intensità dell'acqua. La gara riprende dopo circa 2 minuti di stop. Il Sansepolcro mantiene 3 punti di vantaggio sull'Ellera, a sua volta bloccato in casa dal Castiglione del Lago. La Nestor classifica alla mano, difficilmente eviterà i play-out, ma con questo atteggiamento Di Loreto può senz'altro essere ottimista per il finale di stagione. Poi alla fine il risultato è un risultato giusto.